Ciao a tutti, questo è un nuovo video. Volevo fare un video sulla Matrix, come funziona la Matrix e come uscirne fuori. E questa prima parte si chiama il linguaggio della Matrix e il codice segreto rivelato. Ad esempio, nel suo metodo, che trovo eccezionale, lui dice: l'etimologia delle parole deve essere studiato e la fonetica è utilizzata in tutto. La fonetica deriva dai fenici, per esempio la parola telefono in inglese si dice phone, phonician, quindi phone deriva dai fenici, phonician, phony, che significa sentire. Quindi la fonetica di una parola è molto importante. Ad esempio, la lettera C in inglese si dice see, see è anche scritto sea, see, and see, che significa sia amare, see, che vedere, to see. E quindi bisogna dividere le parole. Le parole bisogna dividere in vari modi per trovare, ad esempio, dei elementi nascosti, contenuti al loro interno. Ad esempio, il prefisso. Sono lettere e suoni collegati all'inizio delle parole, mentre il suffisso sono lettere e suoni allegati alla seconda parte di una parola. Facciamo un esempio: audio. Dividiamo il prefisso au e il suffisso dio. Au è un simbolo usato nelle tabelle degli elementi per l'oro, elemento numero 79, mentre dio in bosniaco significa porzione oppure altro. In spagnolo invece significa dare. Quindi audio si può tradurre in modo alternativo: dare una porzione o parte di Dio, che si dice nella Bibbia quando ci fu la storia della Torre di Babele, mischiano le lingue. Quindi si fa capire, una volta esisteva solamente una lingua e poi sono state mischiate, e da questo, diciamo, teoria deriva l'etimologia di Sharon Late, che ripeto, trovo eccezionale. Mentre il linguaggio, in inglese language, se noi dividiamo language, lang, prefisso e suffisso, gu e age, lan in cinese significa orchidea al femminile. In vietnamese lan cambia in maschile, in unicorno, che deriva da Kai Lan. Quando Kai Lan viene tradotto in latino abbiamo la parola unicorno, parliamo di un mostro, che non esiste un unicorno in natura. Mentre Wu nella mitologia Dahomey e per loro era il dio della guerra, mentre Age sono le ere dello zodiaco. Quindi il linguaggio significa sono i mostri unicorni della guerra, Wu, che proteggono i nobili dei o i dei d'oro, audio, attraverso le ere dello zodiaco. Quindi veramente linguaggio audio significa questo, attraverso l'etimologia segreta, farò vedere come funziona la Matrix e come scende fuori. Poi un'altra cosa volevo dire, perché ci sono 7 giorni alla settimana, il lunedì è la Luna, martedì è di Marte, mercoledì è di Mercurio, giovedì è di Giove, venerdì è di Venere, sabato in inglese Saturday, Saturno, domenica in inglese Sunday, giorno del Sole. Ma dov'è il giorno della Terra?
Punto interrogativo. Allora, chi sono i creatori della Matrix? Gli alieni? Nelle radici latine, il verbo alieno significa, tradotto in inglese, un cambiamento in natura di qualcuno o di qualcosa in qualcos'altro. Il marchio loro su di noi si trova alla nascita, nel cognome, perché alla nascita, birth in inglese, ci viene dato un primo, in inglese first, fonetica first, in latino è first, quindi tradotto di nuovo dal latino first in inglese abbiamo ladro e diavolo con il primo nome. Dove ci danno un cognome? In inglese surname. Se noi dividiamo, usiamo il suffisso sur in rumeno è tradotto come grigio. Sur in rumeno è grigio, che ci dà un suggerimento ai grigi e ai siriani Anunnaki. Perché il cognome nostro, quando alla nascita i nostri genitori ci registrano l'anagrafe, cioè ti vedo in nascita, il nostro nome è scritto in stampatello. In inglese si dice capital. Già questa parola capital intende noi diventiamo un capitale per lo Stato. Poi capital è anche la parola tedesca caput, quindi una volta che noi ci registriamo all'anagrafe, noi per loro siamo dei numeri, siamo delle azioni, siamo un capitale, quindi un oggetto, siamo morti, è un certificato di morte e non di nascita. E il loro marchio si torna nel cognome, quindi sur, in rumeno significa grigi, quindi grigi siriani hanno un altro. Siriano significa Sirio, Sirius, quelli della costellazione di Sirio che si fanno chiamare siriani, proprio come sembra una persona della Terra si potrebbe chiamare forse un terrestre. Quali sono le connessioni con il grigio o grigi? In albanese, quindi di Sirio, in albanese Siri significa occhio, occhio di là, occhio di Horus, in esoterismo, quindi si collega con i dei egiziani, si collegano ai siriani, infatti loro adoravano la stella Orione e Sirio, soprattutto nella piramide di Giza. Nella piramide di Giza ci sono dei canali indirizzati verso Orione e Sirio, non è un caso. In ucraino, siriki significa grigi, il grigio. Di nuovo in ucraino, cipif, e noi usiamo soltanto il suffisso cipi, lo suddividiamo in cipi, che in italiano sarebbe cipi, rimarremo con un termine latino, cipus, no? Cipus. Questo cipus, di nuovo tradotto in inglese, significa pietra tombale e pietra di confine. I pilastri, i famosi pilastri lo usavano come pietre di confine, no? Il confine di un territorio. O una tomba. Questo rivela che la Luna è una costruzione artificiale che controlla la nostra realtà. In latino Siri significa Sirius, quindi grande stella del cane, in inglese si scrive dog, è da qui che nasce l'anagramma per Dio, appunto in inglese God. Se noi God
lo scriviamo al contrario, si dice diventa God, Dio, quindi Dio cane. Quanta gente io, magari bestemmiando o magari incavolata, diceva Dio cane, forse deriva da lì, inconsciamente, deriva da lì Dio cane, molto probabilmente. Questi sono i veri dei dell'umanità, i famosi grigi di Sirium, Canis Major, che ci hanno manipolati geneticamente, sempre punto interrogativo. In inglese, Gray, a Fornelli è scritto così, G-R-E-Y, Gray. Gray, tradotto in latino, significa griseo, quindi canus e canis, che in italiano sarebbe cane, che ci riporta alla costellazione di Sirius, Canis Major di Sirius. Si dice che Canis Major sia uno dei cani che insegue l'Orione, dal latino Oriol, quindi Oriol, tradotto in inglese, significa principio, inizio, nascita e creazione. Questo ci riporta alla Genesi 1.1, dove c'è scritto in principio, vedete correlazione? Questo fu l'inizio della nostra manipolazione. In inglese manipulation, la fonetica sarebbe manipulation, uomo, luna, popolazione. In russo, Sirio, Siri, scritto così, pronunciato cepoliti, significa grigio. Di nuovo in latino, Sirius o Siri, in italiano sarebbe Sirio, fu un nome dato agli schiavi. Sirio è un nome antico che chiamavano uno schiavo, tu sei un Sirio. Da qui il marchio del cognome, di nuovo lo chiama surname, surname in inglese, surname, prefisso sur, il marchio loro su di noi. Per concludere, in spagnolo, Gray in inglese, Gray, scritto G-L-E-Y in spagnolo, la fonetica in inglese appunto Gray, ritradotto in inglese significa flock, flock, che significa, ad esempio, il sostantivo sarebbe sheep, quindi gregge o pecore, e il verbo sarebbe congregate, congregazione, quindi una congregazione di credenti religiosi. E appunto loro, i siriani, i grigi, hanno creato le religioni maggiori per tenerci schiavi e dividere logicamente la popolazione. Allora, perché ci dicono siamo nati nel peccato, no? E siamo indebitati dalla nascita. Quindi nati nel peccato, sin è il nome della luna in Mesopotamia, luna si chiama Sin, Sin in inglese significa peccato e debili, quindi è debito Sin luna. Siamo anche schiavi nel tempo, cronos, cronologia, da dove deriva da Saturno, Saturno è Satana, El. Saturno in antichità veniva chiamato El, quindi le connessioni luna più Saturno. Iniziamo dal commercio. Il commercio, per esempio, Fenici erano dei grandi commercianti del mare. E questo processo continua fino ad oggi attraverso manovre, implicazioni manovre sinistre,
Anche adesso continuo questo commercio dei fenici. E poi capirete più avanti il commercio dei soldi. Il nome, la parola moneta deriva dalla luna. Luna, in inglese moon, moon, money, moneta, energia per batteria. Che siamo noi? Che spiegherò più avanti. Siamo noi le batterie. La nostra realtà come in un DVD. Questo processo della realtà è simile ai colori in un DVD, un DVD movie. Il lettore DVD, per esempio, legge ogni colore ed è separato in diversi intervalli di tempo. Lo stesso avviene con le distanze dei pianeti dal Sole. Per esempio, ogni pianeta gira sul proprio asse e poi gira anche intorno al Sole. Il Sole, essendo una forza centrifuga, ogni corpo è costretto e attratto dal Sole e anche allontanato. Queste separazioni funzionano in sette fasi, per cui ci sono i sette pianeti, i sette nodi musicali, i sette colori arcobaleno, i sette chakra. Quindi, per esempio, i colori sono le parole che girano in questa nostra realtà. Sono tutte separate perché il prefisso sep, dal latino sep, significa sette, da dove deriva il mese settembre, quando era in vigore il calendario romano, era il settimo mese dell'anno. Poi ci sono i sette chakra nel corpo umano, che gli antichi chiamavano le luci che girano. Questo è appropriato perché questi colori, certi, chakras, girano e noi viviamo in un mondo di colori perché noi siamo umani, no? Noi siamo umani. E in inglese, per esempio, è humans, che la fonetica è humans. Hue significa tonalità, quindi un colore. In latino, più significa hifer in inglese, un luogo, poi significa qua, qui, di là, di qui, eccetera. Quindi questo dimostra che noi siamo dei esseri multidimensionali. Sono come sono i colori che risuonano a una certa frequenza, no? In questa onda e formano la realtà in cui ci troviamo attualmente, che vengono calcolati in un ciclo di separazione con un certo rapporto matematico di onde e vibrazioni che ci tengono prigioniere in un loop simile a un film di DVD. Per esempio, il rapporto è la razione del dio Ra, che significa ratio, orazione di Ra, ratio, all'interno di questa base, in realtà, del 10, che noi viviamo una realtà del 10, esempio 10 dita delle mani, 10 dita dei piedi, ad esempio Tio diventa la parola ratio. Il suffisso Tio in fedele significa 10, come il numero romano 10x, che sarebbe il cromosoma del sesso, no? X, perché devono razionare? Perché loro devono razionare il cibo, che noi siamo il loro cibo energetico, noi siamo le loro batterie.
Quindi la loro razione alimentare di un giorno, l'assegno alimentare di un giorno. All'interno di questo, diciamo, matrix vivo di reality. Ritornando alla X, al numero 10, la loro azione energetica, come ho detto, noi siamo intrappolati dal tempo. In realtà il tempo non esiste, però noi siamo prigionieri del tempo di Saturno, Cronos, Satana e Eve. Infatti Saturno, in inglese Saturn, Satan, Saturn. La fonetica è Satan. Se la dividiamo il prefisso col suffisso, Satan, significa 10, 10. 10, 10, X, cioè fate sesso, fate bambini. E ha a che fare anche con il commercio, dei soldi, della moneta, che spiegherò più avanti. La parola matrix in latino significa, si traduce utero. Che è il luogo in cui il nostro corpo nave, ritorniamo al commercio, è nato ed è ancorato, perché tutte le navi trovano il loro ormeggio quando raggiungono il porto, un porto, o il molo. Quindi Neo, protagonista del film Matrix, Neo, si è svegliato nella matrice all'interno di un grembo, no? Se vi ricordate il film, o specie di iPod. iPod per la batteria. C'è il motivo per cui il computer Apple, la famosa mela, Apple, la Apple vende un pod, no? E il pad, che riflette tutto questo alla fine. Non è un caso, ma questo. Una diminuzione di pad, che concordo con questo, è quello di un alloggio temporaneo. Ad esempio, viviamo tutti nei nostri iPad o iPod, perché abbiamo morso la mela, la famosa mela di Adamo, appunto iPad, Apple. Quindi abbiamo mosso la mela di Sin, ritorniamo a Sin, che è il peccato, no? Quando abbiamo mangiato la mela, la Apple, abbiamo creato il famoso peccato originale, no? Che poi è quale luna, quale collegamento alla luna, Sin. La parola mela, ad esempio, mela, in inglese apple, la fonetica sarebbe a pull, perché le nostre navi del corpo stanno ricevendo un traino, in inglese tow. Sulla linea di, diciamo, la realtà, le coscienze del corpo,
Perché abbiamo un teschio. Il teschio la parte la destra, la parte più importante, perché il teschio è un in inglese skull. Un cranio. E un remo. Che viene utilizzato per fare lo sculling, vedi come la fonetica, sculling. E lo sculling è la spinta di una barca da un remo sopra la poppa. Quindi quando qualcuno viene comandato di fare qualcosa e spinto in una certa direzione, si dice che il loro istruttore sia severo, no? Con loro, per ottenere i punti di comando, un avvertimento vocalizzato come remo, che rappresenta, diciamo, come ti vedi, no? In inglese, come ti vedi, no? Come ti vedi, anche questo in inglese fonetico how else our else, esempio our ha un doppio significato. Per esempio, la prima è la metafora di essere rimucchiato nella nave del corpo entro il tempo che ci rimorchiano nel cranio, skull. E il secondo significato è che ci viene comandato di seguire gli ordini della trama del DVD. Ordini che ci è stato consegnato. Dal momento che siamo diventati proprietà del Dio, noto come El, il tempo, El, come esempio, fai quello che ti dico, Re El, Awa El, nostri El, che indica che se non seguiamo la trama saremo puniti da El. Nella nostra testa c'è una specie di rospo, in inglese Toad, che viene trainato, sottolineando così l'aspetto della nostra acquisizione rettiliana, perché nel nostro cervello abbiamo il famoso parte del cervello rettiliano, no? R. Per esempio, ogni nave, incluso il corpo umano, viene alla fine portato nel porto e quindi ancorato, che in inglese ci scrive dock, guarda questo nome, docked, scrive docked, che è uguale a dock toll del dottore. Questo è il motivo per cui c'è un dottore che delibera, in inglese di livers, livers appunto significa anche viventi, il corpo nostro della nave, perché nave? Perché noi siamo nati dall'acqua, no? Quindi siamo le navi, perché è un nuovo essere vivente, appunto livers, che viene prodotto e viene deliberato, no? Dal dottore come minerale ancorato,
Noi siamo per loro le minerali. Quindi, dottore, doctor, foneticamente attacca minerale. E tu come essere umano vivente sei il minerale remo estratto per loro. Nella mente, perché la mente è astratta, dandoci le basi reali per la rappresentazione sumeria di Anunnaki, no? Che vengono qui per estrarre loro, perché siamo le noi siamo le risorse umane che praticamente la mente sarebbe per loro. Oro delle miniere, no? Sempre questo mostra anche il fatto che gli umani sono visti come proprietà da questi falsi dei, dal momento che siamo i soli essere, loro direbbero, loro sono miei, no? Direbbero loro. In inglese mine, quindi miniera. Miniera, e quando qualcuno afferma che qualcosa è loro, dicono è mia, mine appunto, no? Quindi noi siamo la risorsa infinita che viene estratta, mente, e noi siamo il minerale d'oro per loro. Che ha un remo perché sei la nave del corpo che ha bisogno di remare attraverso questa esistenza, che è un mare di elettricità. Perché i medici usano i remi paddles per rianimare qualcuno che è in arresto cardiaco? Cosa usano per rianimare un paziente? La corrente elettrica. Proprio come il mare ha le correnti, no? Cos'altro fanno i medici? Eseguono un intervento chirurgico. In inglese electrical surge. Call. Surge. Accoppiare il paziente. Surgery. Quindi un surgery. Quindi ha a che fare con il mare, le leggi marittime, che noi siamo le navi ancorate a porto. Dal momento che il dottore ha consegnato il remo ancorato, ma siamo noi. Noi siamo nati al mondo, no? Quindi il medico ci ha consegnato il nostro remo ancorato al porto, cioè alla vita. È un remo che si trova nella cuccetta. Quando un bambino nasce, dove lo metto? Nella cuccetta, non è in caso manco questa parola. Cuccetta. Una barca c'è una cuccetta, no? E non canotta più, perché diciamo è nato, no? Sta più nelle acque. Quella sarà venduta come valuta capitale, che è elettrica, è marittima, come la corrente del mare, no? Current sea in inglese, current sea, quindi current, ecco qua, da dove viene, deriva currency, currency, che sarebbe la moneta, perché è tutto collegato. Diciamo, dando uno sguardo a questa parola ebraica che è scritta così, sembra scritto neo. Del film di Matrix, no? In ebraico questo si traduce in inglese come pin. Questa
questa parola qua ebraica in inglese si traduce pigna. E la parola vietnamita pin significa anche batteria. Vedi, è tutto collegato. Se per la lingua invece vietnamita, la parola neo si traduce ancora. Vedi, è tutto collegato. Perché una volta che una nave è ancorata, l'ancora deve essere impostata, no? Deve essere messa da qualche parte, bloccata. Quindi dandoci la connessione di Neo, la batteria, che è ancorata nella sua matrice, utero, che viene usata come minerale di ormeggio, energia elettrica per l'oro, tipo oro. Questa per esempio parola ebraica può essere scritta come succa, succa, ed è foneticamente pronunciato come succa, succa. Questo termine ebraico in inglese si traduce come boscaia, cabina o riparo o anche rifugio temporaneo, che sarebbe Neo nel film Matrix, nel suo iPod. Per esempio, pensate veramente che il film Matrix era solo un film. Una volta che l'essere umano è ormeggiato o nato, sono anche attaccati a UR, perché in inglese doctor, quindi uguale doc. UR, il suffisso, e qui viene bello. UR era un'antica città sumera che ospitava quello che era conosciuto come Ziggurat di UR, chiamato anche E-Temen-Nigur. Questa parola significava casa la cui fondazione crea terrore. Tutto in questa realtà è stato progettato per farci paura. E tutto questo inizia dalla nostra nascita. Sembra interessante notare che la divinità protettrice di questa città era la dea Luna. Sì. La Luna Accadia, nota come Sin, è stato ripetutamente detto dall'umanità che l'uomo è nato a Sin. Questo lo dicono sempre, lo ripetono sempre. Per esempio, l'uomo ha morso la mela, Apple, che poi rinasce continuamente nel suo Apple, iPod, che diventa un debito rimborsabile. Quindi siamo sempre indebitati dalla nascita. Noi siamo indebitati dalla nascita. Tu sei nato e sei indebitato, già indebitato. Manco sei nato, già sei. Per pagare il prezzo di Sin, del peccato originale, che è il prezzo del nostro ormeggio della nascita sulla Luna. Voi nasciate nel peccato, quindi voi nasciate a Sin, sulla Luna. Sempre i sette giorni a settimana non includono il giorno terrestre, poiché l'uomo è nato sulla Luna, si dice. Non esiste il giorno terrestre, come spiega un altro video.
che veramente è nato a Sinai, sulla Luna. Vi racconta le storie antiche dell'uomo sulla Luna, riguardavano letteralmente l'umanità nella Luna. Siamo tutti bambini nell'attico, per modo di dire. E questo sarà molto più chiaro, più man mano che procediamo, insomma. Prima cosa, nasciamo e cominciamo a essere usati come energia e batteria, come concorda la lingua francese Born. In francese si scrive Born. Born. E significa nati. Nati in italiano, ma tradotto in inglese significa pin, di nuovo questo pin, confine terminale, pietra, come la parola vietnamita pin, che significa batteria. Sempre pin, significa anche batteria nella lingua del Vietnam. La parola ebraica neo è anche pin, quindi la pietra è il confine terminale e sarebbe la luna. Questo uso della parola pin è la ragione per cui le banche ti fanno usare un numero pin quando si utilizza una carta bancaria, un carta di credito. La parola spagnola born, questo, si traduce in inglese come terminale. Terminale. È punto di collegamento con un morsetto. È anche un punto di collegamento con un morsetto, la batteria per esempio, per collegarsi alla corrente. Quando viaggiamo in aeroporto o in stazione di bus, dove andiamo? Al terminal. Quindi ricapitoliamo. Quindi quando noi nasciamo, come barche, che noi navighiamo nelle acque, il dottore, doctor, quindi vediamo il prefisso docket, che significa ancorati, quindi il dottore ci ha ancorati al porto, poi messi nella cuccetta, questi bambini vengono messi nella cuccetta, perché non canottiamo più, perché ormai siamo nati, non siamo più nelle acque. Poi siamo venduti come pauta, che è marittima, elettrica come la corrente del mare, in inglese current sea. Sea in italiano significa mare, scritto attaccato, current sea significa sistema monetario. Nati in sin, che è la luna, significa nel peccato, mangiando la mela, apple, e poi usati come batterie collegate a un nipote, usando un pin, perché la parola nati in francese si scrive burné, che significa pin e anche confine, termina, che è la luna, stazione termina. È una parola spagnola, di nuovo, burné, born, B-O-R-N-E, significa termina, terminare, come punto di collegamento a un morsetto quando nasciamo a Sinai o moriamo a Sinai sulla luna, termina. Il signore sumero Anunnaki Enki disse: le prime cose sono le ultime cose. Questo è il programma della luce bianca che i defunti vedono alla loro morte, accolti dai loro cari o presunti angeli.
il termine dove tutti andiamo dopo la nostra partenza da questa realtà. È un programma o sfida, scritto dai falsi dei alieni che controllano ognuno di noi su questo pianeta. In inglese planet, plan, suffisso e.t, che significa piano T. Terminal. Ci sono le code, no? Quando uno va a stazione dei bus o all'aeroporto, ci sono le code, no? Coda in latino significa pene. Il pene. E una volta che attraversi il programma di luce bianca aliena in cui credi essere in paradiso, stai semplicemente tornando di nuovo nella Matrix per rinascere. Nella Bibbia, in Ecclesiaste, paragrafo 3:15, c'è scritto: ciò che è stato è ora, e ciò che deve essere già è stato. Mentre in Giovanni 3:7 c'è scritto: non ti meravigliare di averti detto che tu rinascerai. Per la parola genitori, fa capire che significa genitori, la parola genitori in inglese si scrive parent. Parent è la parola che si significa un paio. Rendita significa affitto. Quindi sono genitori, sono fanno dei figli in affitto. Questa è la vera parola, parents. Quando uno si sposa, per esempio maritati, per esempio il mare di mezzo, in inglese marriage, marriage, che foneticamente mer, it, mare quello qua. Vedi che ha a che fare sempre col mare, con un'altra cosa, dimostra che a noi ci usano come batterie. Quando le persone vanno a votare, no? Votare, dove vanno? Vanno alle urne, no? Urne. In inglese polling station. Vedete poll. Poli, positivo e negativo, che sono i poli, per esempio, della batteria, questa batteria, batterie, positivo e negativo, per posizionare i loro voti, i voti, sarà quello che metteranno al potere, no? Power, power. In carica. Quindi quando noi andiamo alle urne a votare, polls, alle urne, polling, poli, abbiamo due candidati, giusto, di solito, positivo e negativo, che sono le batterie. E chi vince lo mettiamo al potere,
incarichi. Non si chiamano di politici per caso, no? Per esempio, se voi non ci credete a questa cosa, diciamo che siete pazzi, uno dovrebbe dire cosa? E invece, what? 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 Viene sempre collegato alla batteria, che ci usano come batteria. Poi ci sono tantissimi altri esempi che non includerò in questo video perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Come uscire dalla Matrix? Semplicemente essere neutri, né positivi o negativi, stare in mezzo. Il nostro corpo, per esempio, deve essere alcalino, dicono, però a un livello bilanciato, questo dovrebbe essere 7, ci sono vari livelli. Dovrebbe stare in mezzo e chi c'ha è copa alcalino, non prende nessuna malattia. Quindi segrete sembra essere neutro. E quindi in teoria, anche se sembra strano dirlo, uno deve più far nascere figli, perché altrimenti siamo bloccati, saremo sempre bloccati in questa matrix, matrice aliena. Fasulla, perché se tu ti consideri un corpo, che poi è una visione, butterai via questa informazione che ho dato. Se invece ti senti, diciamo, libero, un'anima, un soul, energia pura, che è il vero Dio. Allora, se non ti senti libero un corpo, ma ti senti tutto questo, capirete quello che sto dicendo. Perché noi veramente viviamo non in paradiso, ma noi viviamo, si dice nell'Eden, no? Eden. Invece siamo nel plan ET del Eden, mangiati. Loro ci mangiano l'energia, l'emotività, vedi che ci vogliono nervosi, ci vogliono arrabbiati, loro si nutrono di questa energia, che sarebbe per loro che cercavano, per alimentare il sole morto. Questo il sole morto spiegherò cos'è in un altro video. Loro, attraverso noi, come batteria, stanno alimentando questo sole morto. Per esempio gli Anunnaki, la leggenda di Anunnaki dicono che loro sono sul pianeta della Terra a cercare l'oro nelle miniere per il loro pianeta.
Ma loro siamo noi. Quindi è il loro pianeta che stanno cercando di risuscitare. Quindi noi siamo nel pianeta Eden. Eden. Tutto questo piano ET. La cosa strana è che nei giorni a settimana non è incluso il pianeta Terra, come se per loro non contiamo niente. Per loro noi siamo di spazzatura che buttano e riciclano, li aggiustano per farli funzionare di nuovo. Noi, io parlo noi nel nostro corpo, non il nostro vero io, perché siamo veramente, siamo tutti Dio, il vero Dio.